Bella è partecipata, pur con il rispetto delle norme anti-Covid, alla processione di Santa Maria delle Vertighe, patrona dell'autostrada del Sole dal 1964, chiuso infatti il casello di Monte San Savino durante la manifestazione religiosa che si rinnova ogni Ferragosto. Il corteo si è mosso dal santuario intorno alle 21, una sosta per una preghiera di fronte al casello e il ritorno al santuario con la messa officiata dal vescovo di Arezzo Riccardo Fontana. Il santuario mariano più antico della diocesi di Arezzo Cortona e San Sepolcro è ormai per la comunità savinese e non solo un vero punto di riferimento oggi più che mai. Sì, noi abbiamo riscontrato all'inizio un poco di paura, questo sì, nel rientrare, nel ritornare a messa, alle celebrazioni, ma adesso abbiamo riscontrato un grande ritorno. E abbiamo aumentato il numero delle messe per far sì che maggior numero di persone fedeli possibili possa avere accesso al santuario e abbiamo riscontrato davvero una bella risposta. La gente è tornata a Dio e di questo ringraziamo il Signore. La leggenda narra che nel 1100 ad Asciano due fratelli stessero litigando per un'eredità che comprendeva una cappella con l'immagine mariana, così gli angeli arrivarono per spostare la cappella alle Vertighe affinché i fratelli non spargessero il loro sangue. È una fede rinnovata in un momento storico in cui ce n'è veramente tanto bisogno. Sì, io ho notato che in generale, ma credo che faccia parte dell'animo umano, c'è proprio necessità di ritrovarsi in questi momenti di fede, di condivisione, di ritrovarsi proprio l'uno accanto all'altro e in questo caso devo dire in un luogo magico pieno di significato, di emozioni che vengono appunto da lontano. È una fede che dura da tanti anni. Sì. E la processione è un modo per stare vicino alla Madonna, al santuario e ricordare i vecchi tempi. Per noi, noi che siamo qui del posto è tutto, insomma, noi siamo qui e quindi ce lo sentiamo proprio come nostro, ecco.